Idaronco e la chiesa di Sant'Antonio. La storia materiale del santuario di Sant'Antonio incrociò più volte Idaronco, stirpe dalla quale uscirono nel corso del Settecento e dell'Ottocento molti abili artigiani attivi nell'edilizia. Il primo a intervenire nella storia materiale del santuario fu nel 1843 Tommaso, detto Masut, originario di Godo di Gemone, che si firmò Tommaso da Ronco Muratore. Fu incaricato di lavorare nel rifacimento del coperto e della facciata della chiesa, che assunse allora la semplice figura neoclassica conservatasi fino agli anni 30 del Novecento. Ritornati nel 1845 a Gemona i frati minori osservanti, nel 55 chiesero inutilmente al comune un sussidio per l'ampliamento della chiesa. Nel 1859 ottennero invece di utilizzare per i lavori i sassi del muro in rovina che correva a margine dell'area conventuale. Parteciparono così anch'essi alla demolizione della terza cerchia muraria medievale. Venne allora il momento di Girolamo da Ronco, nato nel 1825 da Tommaso e che per oltre 50 anni, tra il 1857 e il 1909, coprì l'intero Friuli di una cinquantina di nuove chiese, in stile neomedievale o neoclassico. Girolamo prese in carico i lavori di riforma degli interni e del volume esterno della chiesa, che si avviarono tra il 1859 e il 1860 e si prolungarono fino al 1895. Suoi lo sfarzoso interno e la nuova cappella dedicata al santo. Il primo intervento antoniano di Raimondo da Ronco, nato nel 1857 da Girolamo, fu il progetto nel 1888 di un altare di marmo da collocare nella cappella del santo. I frati di Gemona non gradirono però l'invenzione stilistica un po' bizzarra del grande architetto e nello spazio di un decennio trovarono il modo di sottrarla alla vista dei fedeli. Rimosso l'altare, i suoi pezzi viaggiarono per un po' tra l'orto e i locali del convento per essere infine ricomposti nella navata sinistra della chiesa, ove restarono finché il terremoto del 76 non provvide a disperderli di nuovo. Alcune delle sue parti furono esposte almeno fino al 2007 nel museo conventuale. Non riconosciute, vennero fatte di nuovo scomparire. I due grandi ventagli di marmo vennero invece collocati nell'aula della chiesa. Da Ronco, che lavorava allora a Istanbul, non diede segno di essersi risentito e oltre un ventennio dopo aderì volentieri alla richiesta dei frati di progettare un nuovo grande santuario. L'audace iniziativa si saldò con l'impegno tenace intrapreso nel primo dopoguerra dei frati per liberarsi dal duplice vincolo materiale e spirituale del comune e della parrocchia. Liberazione possibile a condizione di acquistare la proprietà degli immobili e di trasformare la chiesa da succursale in regolare, soggetta cioè soltanto all'ordine francescano. Già nel settembre 1922 il padre custode, Eugenio Buriol, sottopose il primo progetto daronchiano all'approvazione del ministro provinciale dei francescani, padre Leonardo Bello, che se ne dimostrò entusiasta. I rapporti che i frati intrattennero con l'arciprete Sclisizzo non furono però dei migliori, nel mentre il suo sodale, il deputato gemonese Luciano Fantoni, si oppose risolutamente e con ogni mezzo sia alla vendita sia all'erezione del nuovo santuario. I frati, al contrario, trascinati dall'entusiasmo, chiesero all'architetto che l'edificio sacro, e in special modo la cupola, riuscissero i più maestosi possibili. Da Ronco si adeguò e mandò ai frati nel 1924 un nuovo progetto, del quale scrisse però al suo collaboratore Annibale Rigotti di non essere troppo contento. «Carissimo, quel che dici è vero, ma al cupolone ci tenevano tanto. Ho rifatto troppe volte il progetto e capisco anch'io che non va più». Perché la nuova chiesa non venne realizzata? La versione corrente, pudica, fin qui ripetuta, fu che sarebbe costata troppo. La verità è invece che l'adesione entusiastica dei frati di Gemona, che già si disponevano a gettarne le fondamenta, fu gelata dal ministro provinciale Leonardo Bello, il quale si avvide che la parrocchia, già subiti obtorto collo, l'acquisto degli immobili e la trasformazione della chiesa in regolare, non avrebbe accettato a nessun prezzo la concorrenza in loco di un grande santuario francescano. Bello si mosse quindi con grande prudenza e pari durezza, anche a costo di mentire,
per ristabilire la concordia tra le due famiglie religiose. Affermò di non avere mai approvato il progetto, che giudicò sproporzionato e troppo costoso, e decise di non farne nulla. Superò poi la resistenza indignata di padre Buriol e del padre guardiano Eusebio VII, trasferendoli altrove. Mise fine così con un repulisti generale all'incresciosa vicenda, mantenendo all'oscuro di tutto lo stesso Daronco, che ancora nel febbraio del 25 credeva ormai prossimo l'inizio dei lavori.